Se vi piace guidare vetture sportive con una grande storia alle spalle ma senza spendere un patrimonio, l'Alpine A110 GT che abbiamo provato è la macchina giusta per voi. Complice il suo peso complessivo di 1119 kg, la coupé offre grandi soddisfazioni di guida, come da tradizione del brand francese, ma ora si è evoluta in molti particolari e sa stare al passo con i tempi. Dal punto di vista tecnico, possiamo dire che il motore turbo centrale 4 cilindri da 1798 cm3 in grado di erogare 300 cavalli, abbinato alla trazione posteriore e al cambio automatico doppia frizione da 7 rapporti, ha lasciato con il sorriso in bocca e una grande soddisfazione il nostro collaboratore Gianmauro Luciani, che l'ha guidata sulle strade di Trezzo sull'Adda per le riprese che vedete nel servizio. Ma riguardo il motore, dobbiamo dire che siamo rimasti delusi per non poter vederlo. Infatti la posizione centrale rende difficile l'accesso e abbiamo desistito di riprenderlo. La silhouette dell'Alpine A110 è veramente sinuosa e aggraziata, con i gruppi ottici anteriori tondi, come da tradizione storica, ed un posteriore che termina con un unico terminale di scarico di sezione trapezoidale, in mezzo all'estrattore studiato per generare la deportanza necessaria per tenerla incollata alla strada. L'Alpine A110 GT misura 4180 mm di lunghezza, 1798 mm di larghezza e 1252 mm di altezza, e persino il sottoscritto, che è diversamente nano, poteva guardarla dall'alto verso il basso, anche se con molto rispetto. Alla guida sembra di essere in un go-kart, con lo sterzo molto diretto e reattivo che permette di puntare esattamente dove si vuole andare con precisione e sicurezza. Ci sono tre modalità di guida: normale, sport e race, quest'ultimo pulsante in bella vista sulla parte destra del volante, pronto a farti cadere in tentazione e farti sentire ancora delle reazioni più corsaiole, non solo a livello di potenza, ma anche di assetto della vettura. Nell'auto che abbiamo provato, oltre alla linea che non ti permette di passare inosservato, aiutava anche a renderti ben visibile il bellissimo colore metallizzato orange feu, o se preferite arancio fuoco. La posizione di guida e di sedili sono molto comodi, unico neo è la loro regolazione manuale. E come buona due posti secchi, lo spazio interno è quello giusto per due persone, con il vano portadocumenti posto in mezzo tra i due sedili. Persino i due portabagagli, anteriore e posteriore, non permettono di portare qualche piccolo trolley. Ma quanto costa? Considerando il tipo di auto, la tecnologia che racchiude al suo interno e le emozioni che ci ha trasmesso durante la guida, il prezzo di 73.850 euro ci è sembrato adatto al valore della coupé Alpine A110 GT.